Che stasera ti farò la proposta di matrimonio. Sì, lo conosco. Dai, andate lì. Oddio, che bello. Oddio, sono troppo contenta. Sono contentissima. Alla fine siamo stati insieme da 4-5 anni. Ma che bello. Veramente io personalmente vorrei riviverla all'infinito, quindi non vedo l'ora che tu possa vivere questa esperienza. Quindi vuoi un trucco da ricordare, giusto? Eh certo. Ok, va bene. Ah, mi hai dato una notizia bellissima. Allora, prima di cominciare, ci sia un'atmosfera rilassante, lo sai che io sono un po' fissata con queste cose, per me tutte le esperienze devono essere comunque rilassanti e piacevoli, quindi è un po' una tara mia. Comunque, allora, tra l'altro questa fa un suono simile al fuoco, no? Quindi è troppo rilassante. Senti, buonissima, senti qua, dopo tranquilla che senti. Vediamo. Vabbè, intanto ti faccio una base velocissima e poi pensiamo agli occhi e labbra, d'accordo? Così ti lascio un po' il tempo di scegliere. Voglio solo chiederti come ti vesti. Ok. Sembra bello. E i tuoi capelli lasci così lì. Li leghi. Ok. Ti fai boccoli. Va che ti dia una mano. Ok. No, non c'è problema. Sì, lo so che sei capacissima. Allora, vado a legarti i capelli. Giornata, visto che sei venuta struccata, quindi non c'è un problema, però voglio comunque partire da una base pulita. Prima mi sono lavata le mani, però si sa mai, sempre meglio.
che già sento un po' l'odore della cannella, sì. L'altro giorno ne ho provata una al caffè. Mamma mia, che buona, si sentiva proprio l'odore in tutta la stanza quando uscivi e poi rientravi. Viso prima. Magari per togliere qualche residuo di mascara, ad esempio, che sembra un po' insidioso. Ok. Bene, 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 bene. Ok. Perfetto. Allora, vado a metterti come fondotinta, in realtà una crema corallata, perché onestamente è una bella pelle, sei ancora abbronzata, non c'è davvero bisogno di andare a mettere qualcosa, insomma, di coprente. Bene. Giusto un pochino, come vedi è bianco e si adatta al colore della pelle, rende semplicemente più luminosa e tende a uniformarla, ecco tutto qui. Allora, vediamo, io quasi quasi sai che te lo metto. Già parlato di matrimonio, è una cosa che proprio trasenti, però non avete neanche idea, insomma, di quando poi potrà essere. Beh, sì, è un po' casino. Diciamo, è veramente, lo so che è un casino. Vabbè, ma tanto l'importante è l'impegno, voglio dire, non cambia niente da un anno all'altro, anzi, prendilo con calma, che ci sono da organizzare, non devi stressarti, no? Quindi proprio fate bene. Che bello. E quest'estate dove sei andata? Siete andati da qualche parte? Sei andata con le amiche al mare, in montagna? Ma davvero? È stata in Corsica? Dove sono stati? Ci sono stata anch'io. No, ci sono stata il 2 di agosto. Dove siete andati? Il mare è un po' più bello, sì, in quella zona, effettivamente. No, noi abbiamo deciso di andare anche al nord, che devo dirti. Allora, il mare non è così bello, anche se è molto più naturale, molto meno turistico, un po' più sciallo, se così si può dire. D'accordo, quindi adesso mettiamo subito il correttore, facciamo le sopracciglia e poi un po' di contouring, blush, eccetera, d'accordo.
Io vado a usare questo della Revolution, che in realtà è molto buono. È il Conceal & Define, è la seconda volta che lo compro perché mi sono trovato molto bene, a un prezzo onesto, ci sta. Quindi siete andati al mare, vabbè, te sei qui, sei tipo da mare, no? Poi vado con questo prodotto è di Sephora, è il Bright Future numero 03 e lo vado a usare invece per illuminare certe zone, e sì, ho penna tipo, e lo metto qui, un po' all'esterno. Poi anche faccio tre linee sulla fronte, un po' di linee sul mento. Perfetto, tutto qui. E vado a sfumare sempre con lo stesso pennello. Vado a sfumare un pochino. Io sì, alla fine tutto bene. Sì, e infatti dopo ci devo far fare un tour della casa nuova. Questa spazzolina per sopracciglia con questo gel, questo è il numero 02, quindi dovrebbe benissimo andare bene per la tua, per il tuo colore. Ok, prelevo un pochino, ecco qua.
vado semplicemente a pettinare le sopracciglia, ecco qua, vado a tirare sotto su e col gel semplicemente vado un po' a riempire, un po' a fissare. Tu non hai bisogno di chissà che cosa, ecco, secondo me. Poi tra l'altro è bello un look naturale su di te. Ok, solo un altro pochino. Allora, per la terra usare questa palette che io adoro e vado prima con la terra, mischio le due, questa è un po' più fredda e chiara, questa è un po' più calda e scura, e vado poi così. Ok, e vado proprio a seguire un po' il prodotto. Tra l'altro mi fa un po' strano vederti già così tanto truccata, perché di solito insomma vai proprio acqua e sapone. No, ci sta, per delle cose così importanti ci sta, lo capisco. Però sai che puoi venire da me quando vuoi, anzi, mi ha fatto un sacco piacere. Non sono mai riuscita a organizzare niente. Mi dispiace molto. Ok. Bene. Adesso vado con il blush. Questo devo metterlo via. Vado con il blush. Con il blush mi piace averlo luminoso. Per la sera mi piace dare un effetto luminoso. Quindi mischio il blush con l'illuminante. Poi ti metto anche giusto un po' di terra per renderlo un po' più scuro. D'accordo? Bene. Io vado delicata sul viso, nulla da Heidi. Anche perché la sera magari bisogna un po' più concentrarsi sulla terra piuttosto che sul blush. Quelle sono poi preferenze personali, ecco. Bene.
Sì, se vuoi dopo ti scrivo tutti i prodotti che ho utilizzato, così se ti piacciono puoi andarli a prendere. Allora, passiamo finalmente agli occhi. Allora, diverse cose, adesso andiamo un attimo a vedere insieme. Guardiamo intanto cosa ti piace di più, cosa ti può star bene. Intanto ti volevo chiedere se volevi qualcosa di un po' più costruito o qualcosa di un po' più semplice, se volevi puntare sulle labbra, sugli occhi. Ok, comunque entrambi semplici, non vuoi esagerare. Sì, effettivamente dopo non ti riconosce quasi più. Non ci ho abituato. Farti vedere prima queste due naked. Secondo me questa è quella più adatta, però te le faccio vedere entrambi e scegli poi te. Questa appunto, con questa si può fare un qualcosa sul caldo. Sì, hai visto? Qualcosa sul caldo e molto semplice, molto versatile. Possiamo sia tenere tutto matto oppure mettere qualcosina, qualche glitter sopra. Diciamo che questa palette mi piace molto di più per gli opachi, ecco. I colori luminosi non rendono così tanto come in altre palette, diciamo così. L'altra, guarda che bella. Bellissima. L'altra è questa, molto, cioè obiettivamente molto molto bella anche questa. Vedi tutti viola, poi abbiamo parecchi duochrome, un topper, mi piace tantissimo questo colore qui, Mindsleep, secondo me potrebbe starti molto bene. Poi possiamo mettere un bel violetto, giusto anche come eyeliner. Onestamente secondo me forse sono meglio toni caldi. Sì, che anche con l'abbronzatura, poi comunque tu sei sottotono caldo, anche la terra, il blush li ho messi apposta. E io userei queste. E poi se vuoi fare qualcosa di luminoso dopo, queste e queste in particolare che fanno al caso nostro. Questo era il My Birthday Suit della Moolak e ha dei colori forse addirittura un po' troppo scuri per fare la transizione come la voglio fare io, però glitter sono qualcosa di speciale, sono proprio belli e cioè hanno un effetto pazzesco, sono luce pura e possiamo andare sia con dei glitter pressati come questi oppure anche con qualcosa di un po' più semplicemente luminoso come la Cave Vergine, insomma, oppure con Flawless o Feel Free anche. Ok, bene. Se no, poi abbiamo anche dei colori qui che sono leggermente più scuri, gli shimmer. Ma anche qui sono molto belli, devo dire. Preferisci l'altra? Ok, va bene. Quindi, a lei più un qualcosa di quella di Mulan. Poi vado a fare un bel eyeliner semplice, tipo il mio, se ti va bene. Quindi qualcosa che si vede ma non eccessivo, dopo un pochino di mascara per fare un po' gli occhi da cerbiatta e poi un rossettino neutro. Ok. Allora, pennelle qui dentro, questo dovrei fare una cernita.
volevo questo e poi volevo anche l'altro. Vabbè, andrò con questo anche se preferivo l'altro. Io vado a usare, voglio fare qualcosa di un po' caldo, quindi vado a usare, sì, Swarm, qui, ok, ne prendo un po'. Con gli occhi chiusi, rilassati, preparati psicologicamente per stasera. Che bello, guarda, sono troppo felice. Ma te, lui sospetta che tu sospetti? Ci sta. Anche perché immaginate quanto sarà teso. Mi ricordo il mio fidanzato, che era stranissimo tutto il giorno. Era super agitato e faceva delle facce stranissime. Semplice. E poi andiamo. Bene questo, allora richiudo gli occhi e vado direttamente con il dito questa volta. Qui, guarda, sì, direi che è proprio sufficiente. Posso usare questo di Clio Makeup, sottile. Mi ci trovo benissimo, lo consiglio tanto perché è molto semplice da usare, davvero semplice, e non diventa, diciamo, meno nero con gli usi. A volte si scaricano subito, si seccano subito questo tono. È molto buono. E sì, dovrebbe essere una linea che, diciamo, unisce il tuo occhio alla fine delle sopracciglia, ma soprattutto continua
praticamente vado a unire. Visto, non ho messo niente. E poi come mascara vado a usare. Ne voglio uno waterproof nel caso tu pianga e non voglia far colare tutto. Dici che ce la puoi fare? Ok, ce la puoi fare, credo in te. Vado con questo di Banana Beauty che si chiamano Limits, che è molto buono, mi piace tanto. Volevi un nude più sul rosato, più sull'aranciato, un qualcosa tipo il mio un po' più scuro, ma comunque tranquillo. Oppure posso avere anche, ad esempio, posso avere questo, che è Celebrity Skin di Jeffree Star. È proprio un nude più chiaro delle tue labbra, che fa risaltare gli occhi un po', un pochino stile Kim Kardashian, infatti si chiama Celebrity Skin apposta, ricordo un po' questo stile, un beigeolino molto chiaro. Oppure vediamo, posso avere già un marroncino proprio scuro, questo è Nude Sunday di Clio Makeup. Scuro dell'altro, questo già si nota, però è molto bello con l'abbronzatura anche questo. Risulta leggermente più o meno così scuro, ma leggermente più marrone. D'accordo, oppure ad esempio, per te secondo me sarebbe meraviglioso. Rosato, come vedi, questo è un più salmone. Secondo me questo è bellissimo, ti starebbe super bene. Si chiama Smile On di Banana Beauty ed è un rosa salmonato. Diciamo che no, non è il sottotono, non saprei come dire. È un giusto compromesso fra le tue labbra, che comunque sono violette, e il tuo sottotono che è caldo. Ricorda molto il tuo colore delle labbra senza veramente risultare troppo. Insomma, ti piacerà molto. Vado a mettertelo. Bene. E anche sotto.
ragione ti sta proprio. Per far mantenere il trucco. Ok, me lo metto un po' anche a me perché comunque è freschissimo. Super piacevole. Bene. Sì, mi sono presa proprio il tempo di fare questo trucco bene perché sono per una serata del genere. Poi mi andavo un po' di chiacchierare. Illuminante. Aspetta, aspetta. Ho questi illuminanti qui. Questa serie di illuminanti che sono pazzeschi. Ho preso il mio preferito. Questo si chiama Athena Parthenos. E guarda che bello. Sulla bronzatura è pazzesco. Ma dai, un po' te ne metto. Sì, no, senti che lo spray si è già asciugato, non ti preoccupare, non farà macchia. Allora qui dovrei avere il pennellino apposta, che non è questo, ma è questo. Ecco. E lo metto. Io sono davvero contenta per te. Aggiornami, mi devi aggiornare. Domani, dopodomani, quando riesci, mandami un messaggio e vediamo. Organizziamo una cena da me, qualcosa che devi un po' raccontare, mostrare l'anello. Ti auguro una splendida serata.